per la Croce Rossa è il tempo della gentilezza. Facciamo un servizio di distribuzione di spesa a domicilio, di consegna farmaci per i pazienti che sono Covid oppure pazienti che sono in quarantena o che hanno parenti in quarantena. Pronto, buongiorno Croce Rossa. Sì, facciamo distribuzione dei farmaci e della spesa. Possiamo portare i vestiti o oggetti personali in ospedale. Un servizio nuovo che ci è stato chiesto per le esigenze proprio delle famiglie è quello di portare gli abiti, i ricambi, diciamo, ai pazienti ricoverati quando i familiari non possono accedere alla struttura sanitaria. Lo facciamo molto volentieri perché veramente questo è un servizio che è nell'ottica della gentilezza. La gentilezza vuol dire accudire la persona, accudirla anche negli affetti. Ci siamo resi conto che le persone sentivano il bisogno di comunicare, quindi hanno cominciato a scrivere delle lettere. Chi riceve una lettera ai nostri giorni? Nessuno. Mail, WhatsApp, molto fredde e asettiche. Siamo ritornati alla carta stampata, veramente dove possiamo dare sfogo ai nostri sentimenti, e questo l'abbiamo chiamato Siamo i postini dei sentimenti. È un servizio che ci sta molto molto a cuore. Chi vuole usufruire di questo servizio ci può contattare o ai numeri di telefono che vedete in sovraimpressione oppure tramite una mail. È un servizio che facciamo veramente volentieri. Approfittate di noi perché così mandate uno scritto ai vostri cari, vi sentirete più vicini. Posso lasciare il numero fisso che è 0141 41 77 56 oppure 35 12 15 25 30. Questa attività è un'attività che rientra nell'assistenza alla popolazione che si trova in stato di disagio. Stiamo facendo principalmente due tipi di attività. Una è quella delle consegne della spesa, per chi può permetterselo, però non può andare, quindi andiamo al supermercato a fare gli acquisti per conto loro, sia la consegna di aiuti di prima necessità alle persone che o erano già prima in difficoltà oppure con l'attuale situazione, quindi riduzione dell'attività lavorativa, sono entrati in stato di difficoltà. Croce Rossa, ma voi indossate una divisa che sembra militare? No, è un uniforme militare perché noi siamo il corpo militare della Croce Rossa e siamo un corpo ausiliario delle forze armate. Siamo volontari in quanto svolgiamo una vita normale, una vita civile, abbiamo la nostra attività, veniamo richiamati in servizio per addestramento oppure in caso di necessità come in questa situazione.